Mister, questo è il classico finale al cardiopalma. Se non lo è questo, un 3-3 maturato nei minuti di recupero, rigori sbagliati, contropiedi e poi ancora il pareggio del Gozzano. Assolutamente è stata una partita dove tutte e due le squadre si sono date battaglia a viso aperto. Noi naturalmente con la leggerezza che ha fatto Emiliano abbiamo avuto un beneficio, no, dell'uomo in più, però abbiamo macinato tantissimo gioco, avendo pazienza, andare da una fascia all'altra. Penso che abbiamo fatto una trentina di cross che hanno attraversato tutto lo specchio della porta, dove una volta batte male, una volta non ci arriva uno, una volta fa una grandissima parata, una volta salva uno sulla linea. Tutte situazioni che hanno determinato questo arrivo al 90esimo, dove siamo stati miracolati perché la voglia di vincere la partita in superiorità numerica ci portava a far continui attacchi, perché comunque il pareggio delle volte serve a poco. E abbiamo preso questa ripartenza, secondo me, con un fallo fuori area nettamente di Tulinetti, e gli ha fischiato il rigore. Ripeto, il nostro portiere ha fatto una grossa parata sul rigore, abbiamo fatto la ripartenza, abbiamo fatto il 3-2, 48 e 40 secondi abbiamo fatto il 3-2 e la punizione è stata, aveva fischiato 44 minuti di recupero e la punizione è stata calciata al 51esimo e 40 secondi, cioè, quindi non abbiamo capito anche questo recupero, cioè mancavano 20, Ulteriore. 20 secondi mancavano. Era da Poi, fischiare alla fine appena ha cioè, segnato il gol appena di battuto doveva Gasparrò. fischiare, cioè, non ho capito questo minuto in più in funzione di che cosa. Però, ripeto, il secondo tempo lascia ben sperare. Quello che mi spiace è che nei loro 3 gol ci sono delle grosse mancanze da parte nostra, e questo sicuramente porta a pensare un mister. C'è tantissimo da lavorare in quella zona del campo e di conseguenza, ripeto, non bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, però in questo momento mi preoccupa tanto la situazione difensiva, perché dobbiamo assolutamente metterla a posto. 5 gol in 2 partite Sono troppi. non Ecco, mi appartengono, quindi di conseguenza dobbiamo lavorare tantissimo. non so che agli allenatori non piace mai parlare dei singoli, però due parole su questo Gasbarroni che secondo me ha dato un cambio di marcia a questa squadra che nel secondo tempo è riuscita a dare più fluidità anche alla sua manovra Sì, quello. offensiva fino a mettere alle corde il Gozzano Sì, proprio negli quello ultimi sono minuti. d'accordo. Sicuramente ha influito la sua presenza, perché è un giocatore di caratura che speriamo che ci faccia fare questo salto di qualità che noi abbiamo bisogno in quella zona del campo. Però il passare dei minuti di una squadra che gioca in 10 obbliga poi la squadra avversaria ad avere questo possesso palla sostenuto nei suoi confronti. E ripeto, secondo me già il primo tempo le nostre situazioni da gol sono state situazioni da gol importanti, dove abbiamo fatto delle azioni corali. E noi abbiamo preso 2 gol vergognosi, Sì. veramente vergognosi. Cioè, abbiamo fatto quel rimbalzo in aria su Di Dio, Sì, che ha voluto un po' così, mostruoso, abbiamo un po' rischiato troppa troppa confidenza, un po' sufficienza. troppa Abbiamo sufficienza. rischiato in altre situazioni l'uno contro uno quando ha preso la ammonizione anche Tonini. Ripeto, è una situazione che noi dobbiamo mettere a posto, perché così non sono per niente contento. Dietro, davanti, ripeto, Gasparroni sicuramente l'abbiamo preso per quello, per darci qualcosa in più, però, ripeto, in fase offensiva stavamo già lavorando bene il primo E tempo. quindi insomma, aggiustare la difesa, questo è un gruppo che ha cambiato tanto e Quello. quindi ha ancora bisogno di lavorare, di trovare forse alcuni automatismi, Assolutamente, soprattutto appunto in assolutamente. come dicevi, in quella Assolutamente, è zona chiaro del campo. che l'anno scorso avevamo degli altri interpreti, quest'anno ce ne sono altri. Dobbiamo guardare avanti, lavorare, lavorare, lavorare tanto, perché ripeto, contro corazzate come il Gozzano oggi abbiamo dimostrato di potercela giocare, quindi di conseguenza noi siamo pronti a dar battaglia a tutti, però deve essere una battaglia non impari per colpa nostra, devono meritare loro quando fanno gol. Bene, grazie mister. Ok.